Al via i lavori per la riparazione delle buche stradali a Vittoria, la sistemazione dell'asfalto deteriorato e sfaldato da mesi di piogge temporali. Di vedere e soprattutto di transitare su strade simili a trincee o peggio di strade bombardate dall'alto, i vittoriesi dunque ne avranno ancora per poco. Gli operai comunali sono infatti già al lavoro seguendo anche una lista di priorità, quale ad esempio la voragine di via Trento, il percorso a zigzag in via Dell'Acate vicino a Piazza Italia o ancora la zona intorno all'istituto Mazzini. L'assessore Paolo Nicastri intanto nel comunicare che ci sono a disposizione risorse equivalenti a circa 120.000 euro suddivisi sulla base di distinte azioni progettuali ha annunciato che la prossima settimana gli operai si avvarranno di una macchina ipertecnologica per la riparazione dell'intero manto viario cittadino. Una macchina insomma all'avanguardia, capace cioè di far risparmiare tempo, ma soprattutto in grado di offrire risultati eccellenti. L'ha utilizzata per la prima volta in Sicilia il comune di Delia, ha notato lo stesso Nicastro, annotandone subito i vantaggi sia sotto il profilo della velocità dell'intervento, se riguarda la durata conservativa nel tempo. Ma la cosa più interessante, conclude Nicastro, è che l'intervento permetterà di riparare le buche senza che la normale circolazione dei mezzi venga interrotta.